Beh, parliamo di una partnership molto bella, a cui teniamo molto, promossa in collaborazione tra Cittadinanza Attiva, Repubblica e Roche, che porterà alla realizzazione di un numero mensile unico che mette insieme le quattro uscite settimanali di Repubblica Salute e che sarà mandato a 15.000 leader civici della nostra organizzazione su tutto il territorio nazionale. In una fase dove anche in molti casi nel campo della salute si parla delle post-verità, e delle costruzioni fantasiose su ciò che accade non solo nel mondo scientifico, ma anche alla salute degli italiani, è bello che si lavori sull'informazione da mettere a disposizione dei cittadini, che poi sono quelli che quotidianamente, in particolare gli attivisti di cittadinanza attiva, sono lo snodo tra le persone che chiedono la tutela dei propri diritti e il Servizio Sanitario Nazionale. Siamo molto felici e orgogliosi di questa collaborazione e soprattutto non è, diciamo, solo la spedizione mensile di un giornale, ma è qualcosa di molto più articolato che ci porterà a dialogare non solo con i nostri attivisti, ma facendo una serie di iniziative comuni con Repubblica anche con tutti i cittadini. Quindi ne siamo molto felici sia per il rapporto con Repubblica sia per il sostegno che un soggetto come Roche ha deciso di dare a questa collaborazione. Noi, diciamo, dal nostro versante crediamo fortemente nel valore di questa partnership all'insegna di un'informazione credibile ed affidabile. Come diceva in precedenza il dottor Caudioso, la quantità di informazioni direttamente disponibili al pubblico, al grande pubblico, non è mai stata così grande. Oggi chiunque può essere non solamente lettore, ma un generatore di informazioni, e questo ha cambiato radicalmente l'ecosistema informativo a cui accedono i cittadini. In particolare nel campo della salute, riteniamo che saper distinguere le informazioni prive di valore scientifico da quelle invece sicure e affidabili sia diventato vitale, soprattutto nell'era di internet. La malinformazione, la diffusione di notizie non corrette, ritengo sia il nemico più insidioso per coloro che magari vivono un percorso di malattia difficile, si trovano quindi in una condizione di difficoltà, di maggiore fragilità e si affidano a volte a fonti poco credibili, magari alla ricerca di soluzioni, di suggerimenti per la propria situazione. E a testimonianza di questo, proprio oggi si leggeva che l'85% di chi cerca informazioni su Google le ritiene, informazioni sulla salute le ritiene affidabili perché le ha trovate su un motore di ricerca. Come azienda numero uno nel campo della ricerca e dell'innovazione, conosciamo molto bene queste difficoltà nell'affrontare e nel comunicare questi temi. Per questo ritengo che questa collaborazione, con la speranza di poter fronteggiare uno dei problemi più grandi che la nostra società vive, sia appunto quello di contribuire al fianco, da un lato, a un giornale come Repubblica che da decenni si occupa di generare contenuti informativi di alto livello e di chi, dall'altro, come cittadinanza attiva, fa della corretta informazione il motore dell'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Salute trova un'altra strada. Noi usciamo tutte le settimane con Repubblica e tra qualche giorno avremo un altro formato. Saremo un mensile, che non è un mensile disegnato come tale, è semplicemente un mensile che mette insieme tutti i numeri di salute usciti durante il mese precedente. Questo lo facciamo con Cittadinanza Attiva, grazie a un grant di Roche che rende possibile questa operazione e lo facciamo per due ragioni sostanzialmente. Da un lato ci piace e vogliamo lavorare con Cittadinanza Attiva. Chiunque si sia occupato di salute, di sanità nel corso degli ultimi 20 anni ha un unico riferimento, diciamo, trasparente, il Tribunale dei diritti del malato e quindi Cittadinanza Attiva. Ci piace lavorare con loro perché sappiamo come lavorano, sappiamo dove sono, li abbiamo visti negli ospedali e quindi siamo molto contenti che vogliano farsi tramite delle informazioni che veicola salute. Dall'altro ci piace perché noi abbiamo l'ambizione, noi di salute abbiamo l'ambizione di raccontare una medicina un
po' diversa da quella che si trova normalmente, diciamo, sui media. Noi siamo molto attenti all'accuratezza scientifica, ci hanno detto che siamo scientisti, non è vero, semplicemente non ci piacciono le bufale, non ci piace illudere i malati, non ci piace illudere i parenti dei malati. E quindi ci atteniamo a quello che di certo c'è, sapendo che la medicina non è il reame della certezza, perché è l'irruzione della malattia nella vita delle persone, quindi prende dentro, diciamo, una tale quantità di elementi che, di cui la certezza è solo una parte. Però noi vogliamo veicolare informazioni scientificamente attendibili, ma vogliamo anche raccontare quello che ci sta attorno. Vogliamo raccontare della politica che non si cura delle malattie, oppure a volte le prende soltanto come fonte di consenso e di danari. Vogliamo raccontare della ricerca, vogliamo raccontare anche degli stili di vita, perché poi sono quelli che vengono sempre messi sotto accusa: mangi male, non ti muovi, fumi, eccetera. Allora noi vogliamo raccontare cosa c'è di vero in tutto questo e che cosa si deve fare per comunque non spianare la strada alle malattie. Salute è un polpettone molto buono di tutto questo e noi riusciamo, grazie a Cittadinanza Attiva, a farlo vivere un intero mese, riusciamo a mandarlo sulle scrivanie di persone che si occupano di temi di sanità e di salute e che quindi, io spero, potranno trovare, noi di salute speriamo, potranno trovare nel nostro lavoro quotidiano di giornalisti, perché noi siamo giornalisti, qualche spunto di riflessione e qualche strumento da usare nell'attività quotidiana. Grazie.